classica domandina d'orale, di fare dei disegni in scala immaginando che una molla abbia una costante di rigidità, una costante elastica diversa dall'altra molla. Cosa succederebbe se avessi due molle uguali con diverse masse? Secondo voi, guardando questi disegni qua, posso riciclarli senza rifarli qua? Avete due molle uguali, e attaccate due masse diverse e lasciate la presa caricando le molle della stessa quantità, cioè indietreggiate a fino a x0, lasciate la presa, partono da fermi e immaginate che questo, voi sperimentalmente vedete questo. Quale dei due è quella a cui è attaccata una massa maggiore? Qualcuno dice che è sotto, alcuni dicono che è la 1. Il Signore ha detto sotto, lui ha detto 1 che è sopra, no? Allora, ragionate invece di... fate la formula! Allora, qual è la formula adesso? La formula in generale è questo, i rapporti tra le pulsazioni. Non mi piace ragionare in termini di pulsazioni, volete guardare il periodo? Facciamo il periodo. Così vi abituate a ragionare. Perché ragionare da futuri ingegneri? Fate il rapporto dei periodi. Per esempio, in questo disegno qui è evidente che il periodo sopra è maggiore, quindi questo, in questo caso serve un numero migliore di 1. Ma fate il rapporto T2 su T1. Ok? Cos'è T1? Il periodo è 2π greco fratto omega 0. Ok? Quindi è evidente che questo è omega 1 fratto omega 2. Perché T è inversamente proporzionale a omega 0. E quindi, in generale, voi avete la radice quadrata di K1 diviso M1 diviso la radice quadrata di K2 diviso M2. Ma in questo esercizio, in questa seconda domanda, la domanda adesso qual è? Supponete che le K siano uguali, cioè che K2 sia uguale a K1 e le masse siano diverse. Quindi avete una massa che è diversa dalla... è diversa, ok? Avete due masse. È chiaro che le K sono uguali, quindi questo diventa la radice di M2 diviso M1, non vi pare? La K va via, questo M2 va in cima, giusto? C'è la radice quadrata che a me rompe tanto gli Zebedei, e quindi uno può anche scrivere così, no? Che il periodo, il rapporto dei periodi al quadrato è uguale al rapporto delle masse. Elevo al quadrato, T2 fratto T1, tutto al quadrato, diventa M2. Quindi questa è la formula che vi serve per questa versione della domanda. Due masse diverse attaccate uguale molle. E cosa deducete? Se per caso una massa, per esempio, qual è la situazione allora in questo disegno secondo voi? Qual è il rapporto di massa? Sperimentalmente vedete quei coseni là. E quindi cosa deducete? E questo qui? Questo è T2. E questo è T2. Ok? Sperimentalmente. Vedete che T2 è più piccolo di T1, quindi cosa si concludete subito? Che la massa 2 è più piccola della massa 1, subito. Ma esattamente quale rapporto? Cioè qual è il rapporto di massa tra voi sperimentalmente vedete quello, qual è il rapporto di massa? Allora, vedete che questo qui, T2, è metà, quindi questo è uguale a cosa? Un quarto. E quindi vedete che M2 è esattamente un quarto della massa M2. Notate che c'è la radice quadrata, quindi voi sperimentalmente vedete subito che questo qua ha una massa più piccola, perché una data molla
è più facile che una molla acceleri quello che ha la massa più piccola, no? Se voi attaccate a una certa molla due masse diverse, due corpi diversi, la massa più leggera, la massa più piccola è quella che avrà la frequenza più alta, perché è più facile per la molla farla accelerare, perché la massa è una misura dell'inerzia, è una misura della difficoltà di far accelerare un corpo. Quindi il corpo che ha la massa più piccola è più facile farlo accelerare, e quindi quella molla riuscirà a fargli fare tanti cicli in un dato lasso di tempo. Invece quella stessa molla, se attaccata a un oggetto di massa grande, la massa grande vuol dire che è difficile farlo accelerare, quindi la molla fa fatica a fargli fare i cicli in un certo lasso di tempo. Ragionate. Ecco un altro modo per determinare la massa, non vi pare? E questo funzionerebbe anche in assenza della forza peso, eh? Non dovete, infatti, in questo esercizio dov'è la forza peso? Non c'è. Quindi questo funzionerebbe in un razzo a motori spenti. Ed è quello che io avevo in fondo detto tanto tempo fa, credo avervi detto. Se voi prendete due corpi e siete fluttuando nello spazio, perché i motori sono spenti e il razzo non sta ruotando rispetto alle stelle fisse. Stelle fisse, cosa vuol dire? Ma le cose come facciamo a dire che sono fisse? No? Si può solo parlare di movimento relativo. Diciamo che non state ruotando rispetto alla distribuzione, la maggior parte degli oggetti nello spazio. E come fate a sapere questo? Perché se state ruotando vi viene schiacciati contro il muro della navicella, no? Quindi finché tutto fluttua, sapete che siete in un sistema di riferimento iniziale. Ecco un oggetto di massa piccola che fluttua. È un oggetto piccolo, non è detto che sia di massa, non fatevi ingannare le dimensioni. Potrebbe essere di piombo. Un oggetto che sta fluttuando, ecco un altro oggetto che sta fluttuando. Come faccio a misurare la massa? Non certo tenendolo in mano, perché non c'è una forza peso, cosa che c'è invece qui, no? Questo è fare. Se là cosa fate? Allora, agguantate uno e fate così, l'agguantate l'altro, siete nello spazio e lo fluttate, fate così. Qual è quello che ha la massa più leggera? Qual è quella che ha la massa più piccola? Quella che è più facile fare così. Perché l'oggetto di massa più grande è difficile fare così. Questo è l'oggetto di massa piccola, è facile farlo accelerare avanti e indietro, ed è questo è quello con la massa più grossa, è difficile fargli fare andare avanti e indietro. E se prendete una molla ideale, una molla di Hooke, potete anche fare un esperimento di precisione. D'accordo? Pensateci. Facciamo una versione. Questo è un esercizio in cui il corpo sta traslando, è un moto rettilineo questo, ovviamente non è uniforme, no? Sta avanti e dietro, è un oscillatore armonico, come vi ho detto prima, perché ha un'unica frequenza, no? Ok? La parola armonica viene dalla musica, quindi questo è un oscillatore con un'unica frequenza, è un oscillatore armonico ideale, d'accordo? Facciamo una versione di un oscillatore armonico di tipo rotazionale. Allora, ai miei tempi c'erano le cassette, no? I nastri magnetici dove c'erano le musiche. Adesso magari qualcuno di voi a casa ha ancora la videocassetta, no? Allora si prende per esempio una di questi nastri, cioè rompete la cassetta, prendete il nastro, e per il momento serve solo inizialmente la forza gravità. La forza gravità in questo esercizio non c'entra nel calcolo, però serve per costruire questo apparato. E appendete il nastro dal soffitto. D'accordo? E fate in modo che il nastro sia bello piatto, non attorcigliato. All'estremità inferiore mettete un bastone e magari con due masse attaccate gli estremi e diremo, per esempio, per un attimo, poi le versioni di questi esercizi ce ne sono un'infinità. Pensate per un attimo che questo bastone sia di massa trascurabile rispetto a cosa?
rispetto alle masse concentrate agli estremi. E fate in modo che il nastro sia bello piatto, non attorcigliato. Quando costruirete questa cosa, magari inizialmente dovete pazientare un po' finché non, o magari agguantarlo, e dovete fare in modo che il nastro non sia attorcigliato. Tenete fermo. È ovvio che questo oggetto, quando io lascio la parete, cioè ovvio, sperimentalmente osserviamo che se il nastro non è attorcigliato, è bello piatto, cioè proprio nel piano della lavagna, per esempio, e il bastone quindi è disposto in questo modo, cioè la fibra, il nastro non è attorcigliato, tenete fermo il bastone con le mani, poi lasciate la presa senza impartire piccoli momenti torcenti, piccole forze che possono fargli avere un'accelerazione e quindi una velocità angolare. Volete che parta da fermo. Fermo intendo che non stia ruotando. Per questo potrebbe ruotare, ruoterà attorno a quest'asse, quindi l'asse di rotazione è questa qua. Non volete che ruoti attorno a quest'asse. E prendete nota di questa direzione. Prendete nota di questa direzione. Lo disegno anche dall'alto, va. Questo è il bastone, questa è una delle masse, questa è l'altra massa, e questa sia la fibra in grassetto. La fibra è qua, vista dall'alto. Attenzione, perché lo attacco qua al centro? Perché se questa massa e questa massa sono uguali, cosa che forse non ho detto, sono due masse uguali, e il bastone, vabbè, è di massa trascurabile, dov'è il centro di massa? È nel centro geometrico, quindi io attacco la fibra dal centro di massa. Quindi quando lascio la presa, sì, ci sarà una forza qua, forza peso, la forza peso uguale, ci sarà una forza verso l'altro che compenserà, ma la cosa interessante è che questo centro di massa non si muoverà, non si muoverà. Visto dall'alto, la fibra è ferma, prendete nota di questa direzione. Poi applicate con le vostre mani una coppia con due P, perché ci sono due forze. Una forza di qua e una forza uguale di qua. Cosa fa il centro di massa? Il centro di massa sta fermo. Perché? Perché dovete ricordare questa qui. Anche se le forze sono applicate in punti diversi, questa forza è la somma vettoriale di questa e questa. E se questi due sono uguali, ma opposte in direzioni, la forza esterna è zero. Il centro di massa non fa niente. Però c'è un momento torcente, non vi pare? Qual è il momento torcente? Rispetto a quale punto, professore? Facciamo rispetto al centro di massa. Ok? Rispetto a questo punto. Dov'è c'è un momento torcente? Certo che c'è. Perché rispetto a questo punto ho questa forza, ho questo vettore R e questo F. Questo vettore R, questo F. Questo qua ha un momento torcente, questo R, F, esce dalla lavagna, il momento torcente di questa forza rispetto a questo punto esce dalla lavagna, e il momento torcente di questa forza rispetto a questo punto esce dalla lavagna. Quindi ho un momento torcente uscente, quella coppia di forze esce dalla lavagna, perpendicolare alla lavagna. Ok? Quindi quando io lo agguanto e spingo e tiro, il centro di massa non si muove, ma l'oggetto comincia a accelerare angolarmente. Ma la fibra si oppone, perché la fibra non gli piace essere attorcigliato. Se non mi credete, invece della fibra di un nastro tipo il cassetta, prendete una striscia di alluminio o di qualche metallo, una striscia lunga, e provate a attorcigliarlo. Lui si oppone all'attorcigliamento. Dovrei un giorno venire qua a dare in ferramenta a comprare una striscia sottile. Una volta c'era un righello di plastica, ce l'avete un righello, qualcuno ha un righello di plastica? Prendete il righello di plastica e provate a attorcigliarlo. Il nastro è una cazzata, non mi pare? Se provate a attorcigliare il nastro, lui si oppone! Esattamente come una molla, se cercate di comprimerlo o allungarlo, lui si oppone. No? Quindi, io voglio descrivere un sistema, e voi lo ruotate, voi cominciate, applicate il momento torcente, ma lui si oppone. Cosa vuol dire che si oppone? Che la molla, cioè la fibra, sta esercitando su di voi un momento torcente opposto.
e voi dovete combattere contro quello. Quindi voi applicate uno uscente, ma la fibra sta applicando uno entrante perché vuole disattorcigliarsi. Esattamente come voi per comprimere una molla state spingendo e la molla sta spingendo contro di voi. Quindi voi fate fatica a comprimere la molla, qua fate fatica a attorcigliare il nastro. Sì, chiamiamolo nastro. D'accordo? A un certo momento arrivate a una orientazione che vi piace. Quindi immaginate che questa sia l'orientazione, quindi cancello le forze che ormai danno solo fastidio al disegno. Avete fatto ruotare, disegno un cerchio. Questo voleva essere un cerchio, non è granché, non sono certamente cima a due io. Lo portate fino a qui e state fermi. Stando fermi, cosa succede? Cosa vuol dire? Stando fermo vuol dire che la velocità angolare è zero. L'angolo non cambia più, la velocità angolare è zero, quindi evidentemente il momento torcente risultante sul bastone è zero. Voi ne applicate una e la fibra ne applica uno esattamente contrario uguale. Siete fermi, esattamente come quando tenete il blocco della molla, questa è la molla, e state comprimendo, nel momento in cui è fermo, essendo fermo, l'accelerazione è zero. Questo vuol dire che la forza complessiva è zero. Voi state applicando una forza, la molla sta applicando una forza uguale e contraria. D'accordo? Prendete nota, quindi, dov'è il gesso? Eccolo qua. Questa era la direzione originale della fibra. Questo è l'angolo nuovo. Chiamatela, che so, teta 0. E lasciate la presa. Cosa succede? Nel momento in cui voi mollate la presa, perché voi dovete spingere di qua e tirare, perché la molla sta spingendo di qua e tirando di là. Quando mollate la presa, il momento torcente adesso non è più zero, c'è quella della fibra che vuole disattorcigliarsi. Ok? Quindi il corpo non è più fermo, comincerà ad accelerare angolarmente. Cercherà di raddrizzarsi, la fibra vuole raddrizzarsi. Quindi io voglio discutere questo caso qua. Questo è l'asse di rotazione è perpendicolare alla lagna. Rispetto a questa asse di rotazione, l'equazione di Newton non è MA uguale a F, ma è I teta due punti uguale tau. Questa è l'equazione di Newton per i movimenti rotazionali. L'abbiamo usato quando abbiamo iniziato a discutere il pendolo. Pendolo semplice. Attenzione, questa equazione è rispetto a questo asse qua. Cioè l'asse perpendicolare alla lagna, chiamiamolo l'asse Z. Quindi se questa è la direzione X e questa è la direzione Y, questa è la direzione Z, questa equazione qui è nell'asse Z. Guardate gli appunti del pendolo, come abbiamo discusso il caso del pendolo. Adesso, questo rappresenta la derivata seconda dell'angolo, questo rappresenta tau, la tau della fibra, cioè nel momento in cui io lascio la presa, questa è l'equazione di Newton. Adesso io voglio scrivere il momento torcente della fibra che è applicato al bastone, tenendo conto di quello che si vede sperimentalmente, cioè che quando io ruoto questo, il momento, quindi io, se io con la mia mano, con le mie mani applico un momento torcente verso l'alto, il momento torcente della fibra è verso il basso. Quindi se io ruoto in direzione, vedete, se io ruoto in senso antiorario, perché applico un momento torcente così che esce dalla lagna, quella della fibra è entrante. Se io ruotavo in direzione opposta, se io applicavo, spingevo giù e tiravo su e ruotavo così, il momento torcente della fibra era verso l'alto. Se io applico il momento torcente entrante, quello della fibra è uscente. Se io lo applico uscente, la fibra è entrante. Quindi ci sarà, io scriverò che il momento torcente della fibra è opposta. Se io ruoto, siccome gli angoli li misuro per esempio in questa direzione, chiamo questa direzione qua, direzione antiorario positivo, quando ho un angolo positivo, il momento torcente è entrante, quindi a segno opposto. Io scriverò così, con un segno meno, e io voglio che il momento torcente sia proporzionale all'angolo di cui l'ho fatto ruotare.
Cioè, se io lo ruoto di questo grado qui e sento che sto applicando un aumento torcente di un certo valore di newton metro, e poi ruoto di un angolo doppio, vedo che devo applicare un aumento torcente doppio. E quindi io scriverò così. Sarà proporzionale all'angolo. Attenzione, questa K qua, non voglio che lo confondiate con la K della molla, però ha un gioco lo stesso ruolo. Vedete che matematicamente funziona allo stesso modo. Che il momento torcente è proporzionale a quanto attorcigliate la molla, è così simile che a quanto ruotate la fibra, di quanto attorcigliate la fibra, se volete. Se la avvolgete in senso orario, il momento torcente è entrante. Se la girate, se attorcigliate la fibra in senso, se la attorcigliate in senso antiorario, guardate il mio pollice, esce da avanti, il momento torcente è entrante. Se la attorcigliate in senso orario, quindi è così, il momento torcente è uscente. Questo è il segno meno. Se l'angolo è positivo, questo è nella direzione opposta a cosa si intende per positivo. Se gli angoli sono positivi così, vuol dire che la direzione positiva esce dalla lavagna. Ma tau è entrante, quindi ha lo segno opposto, segno sbagliato, segno diverso. Se ruotate in un angolo negativo, ok, allora state ruotando così, guardate il mio pollice, tau è uscente. E voglio che il modulo del momento torcente sia proporzionale all'angolo. Questa costante di proporzionalità si chiama il coefficiente di torsione elastica. Utilizziamo pure la parola elastica. E se volete è una misura della rigidità della fibra. Perché se questo è un nastro di una cassetta è facilissimo, no? È flaccido, tra virgolette. È facile attorcigliarlo. Se questo invece è un nastro di ferro e provate a torcigliarlo, è molto più difficile! Avete una costante di torsione molto più grande. Quindi quando questo è grande è difficile attorcigliare la fibra. Quando questo è piccolo è facile attorcigliare la fibra. D'accordo? Guardate adesso, questa è l'equazione di Newton in tutta la sua gloria. E lo studente che ha capito dirà: professore, teta sarà un cosino. Qual è il teta che soddisfa questa equazione? Dividete per i. Guardate l'analogia. Dovete imparare a guardare le analogie, perché quello che imparate in un contesto può essere riciclato altrove. Hanno o non hanno lo stesso aspetto queste equazioni? Questa è l'equazione di Newton traslatorio, questa è l'equazione di Newton di tipo rotazionale. Qua avete la massa, qua avete il momento di inerzia. Qua avete l'accelerazione, qua avete l'accelerazione angolare. Qua avete la posizione, qua avete la posizione angolare. Avete costanti, avete questo segno meno che gioca, no, è il richiamo, questa è la forza di richiamo, la molla vuole tornare a avere la sua lunghezza originaria, e anche questo, no? È una specie di torsione, è una specie di torsione di richiamo. La molla vuole disattorcigliarlo, vuole tornare a essere dritto. Ma le equazioni sono identiche. Quindi dovreste essere subito, dovreste dire che in funzione del tempo, questo qua è la nostra analogia, in funzione del tempo l'angolo sarà di due tipi, no? Io per esempio se lo faccio partire da fermo, se parte da fermo, cosa vuol dire parte da fermo? Che la velocità angolare iniziale è zero, che voi la tenete lì a un certo angolo iniziale, lasciate la presa e parte da fermo. Fermo vuol dire che l'angolo non sta cambiando nel tempo, per un istante il corpo è fermo rotazionalmente, non sta ruotando, finché non lasciate la presa si tiene. Parte da un certo angolo iniziale, tenete zero, e sarà un così, farà così. Quale sarà il periodo? Qual era il periodo qua? Il periodo della molla cos'era?
era 2 pi greco fratto omega 0. Ma cos'era la omega 0 della molla? Guardavate questa formula qua e era, anzi la scriviamo così. In fondo questa è un'equazione differenziale lineare del secondo ordine omogenea. Anche questo è equazione lineare del secondo ordine omogenea. Cosa facevate? Dividevate per m? Dividete per i? Adesso rispondetemi, nel caso della molla qual era il periodo? Era 2 pi greco diviso omega 0. Che cazzo era omega 0? Omega 0 era la radice quadrata di questo, cioè questa roba qua era omega 0 quadro, e quindi questo è, per il caso della molla, era 2 pi greco radice di m diviso k. Cosa sarà nel caso della fibra? Sarà 2 pi greco la sua omega, quindi questa è l'omega della molla, si intende, questa è l'omega chiamiamolo della fibra, you know? Omega 0. E cosa sarà? È inutile rifare tutti i conti, riciclate quello che avete capito. Certo che se non avete capito non c'è niente da riciclare, no? Dovete capire bene un argomento, solo così potete riconoscerlo in altri contesti e riciclarlo a dovere. Quindi sta molto a voi studiare, padroneggiare molto bene la storia dell'oscillatore armonico e poi riconoscere che l'oscillatore armonico può apparire in tante versioni. Avete l'oscillatore armonico traslatorio di una massa attaccata alla molla e avete un oscillatore armonico di qualcosa che sta ruotando intorno a un asse. Perché lo chiamerò un oscillatore armonico? Perché ha una frequenza ben definita e fa un coseno, esattamente come nella molla di prima, non c'è nulla di diverso. Uno è un moto traslatorio, sì, l'altro rotazionale, ma il comportamento del tempo è la stessa matematica, la stessa equazione, e merita quindi lo stesso nome. È un oscillatore armonico di tipo rotazionale, si intende, certo. E cosa sarà? Invece di m, momento di inerzia. Invece della costante elastica della molla, metto quella della fibra, no? Che metto K cappello solo perché sto cercando di rinforzare la vostra testa che questa K e questa K sono diversi, formalmente giocano lo stesso ruolo ma sono diversi. Questa K qua che dimensioni ha? La K che appare nella legge di Hooke, quella della molla è meno Kx, questa è quella della molla. Quella della fibra non è più una forza ma è un momento torcente, è uguale a meno K teta. Hanno lo stesso aspetto, solo che questa è una forza e questo è un momento torcente, che cazzo? Sono diversi! Hanno lo stesso aspetto, formalmente sono simili, ma sono diversi. Dovete padroneggiare le similitudini, ma anche tenere ben presente le differenze. Queste equazioni, matematicamente, sono identiche, ma fisicamente sono cose diverse. Ma quindi sono identiche matematicamente, ma fisicamente hanno dimensioni diverse e sono fisiche diverse, una traslatoria e l'altra rotazionale. Cercate le similitudini perché riciclate quello che sapete già, ma dovete tenere presente le differenze, no? I contesti sono diversi. Questa K ha dimensioni diverse, questa è una forza diviso una lunghezza, questo è un momento torcente diviso un angolo è adimensionale, quindi il momento torcente di questa K qua, prima scriviamo lui, il momento torcente di questo è la dimensione di una forza diviso la dimensione di x, intende? Quindi questo qui è una massa per una lunghezza, perché è una massa per l'accelerazione, e l'accelerazione è una lunghezza per un tempo alla meno 2, questo è una lunghezza, e quindi lunghezza va via. Vedete che questo qui ha la dimensione di una massa diviso un tempo al quadrato. Questo K qua ha le dimensioni di tau diviso la dimensione di un angolo, eh? Ma la dimensione dell'angolo cos'è?
Non dovete dire non è zero. Se io vi chiedo quali sono le dimensioni dell'angolo, non dovete scrivere zero. Perché avreste qualcosa di zero, non ha senso. Dovete dire che un angolo non è una massa, non è una lunghezza e non è un tempo. Questo è il modo corretto, non ha dimensioni. Ok? Quindi questo qua coincide con la dimensione di tau. E cos'è la dimensione di tau? Tau che cazzo è? È un prodotto vettore, vabbè, tra un vettore spostamento e una forza. Quindi tau ha le dimensioni di una forza per una lunghezza, non vi pare? Quindi questo qua ha la dimensione di una massa, una lunghezza quadro per un tempo a meno 2. Queste due K sono diverse, hanno dimensioni diverse. Che sia molto chiaro. Però l'equazione, cioè come teta dipende dal tempo, è identico a come x dipende dal tempo. Hanno lo stesso comportamento, sono dei coseni. Certo che l'angolo è adimensionale, quindi parte da un angolo, questo non ha dimensioni, si misura in radianti ma non ha dimensioni. Parte da, che so, un radiante e oscilla fino a meno un radiante o 10 radianti, meno 10 radianti, in funzione del tempo. Questo invece è, sono metri, no? X. Non c'è bisogno che io rifaccia la matematica, non vi pare? È chiaro a tutti che è la stessa cosa? Quindi, domanda, questo è il vostro bastone di massa trascurabile, e immaginate che queste masse sono agli estremi momentaneamente e sono magari masse regolabili, cioè questo è il bastone di massa trascurabile in cui c'è la possibilità, magari questo è un, come potrei disegnare, visto di fianco, visto da qua, immaginate che le masse sono fatte così e voi infilate il bastone, sono dei come delle ciambelle, e voi potete infilare il bastone, d'accordo? Poi una volta che infilate il bastone con una vite, voi potete bloccare la posizione della massa. Poi se volete spostare la posizione della massa, cosa fate? Lo svitate e lo spostate. Quindi voi potete regolare la posizione di queste masse. Possono essere gli estremi, come possono essere messe anche vicino. Quindi le masse rimangono loro, semplicemente cambiate la loro posizione rispetto all'asse di rotazione. Che conseguenze ha? Che conseguenze ha? Questo qui, quindi scriviamo le sue cose. Avevamo che la omega 0 della fibra era uguale non a radice quadrata di k diviso m, ma radice quadrata di k cappello diviso i. Quindi il periodo è che è 2 pi greco fratto questo è uguale a 2 pi greco i fratto k cappello. Quindi avete una certa fibra, avete il bastone, ma le posizioni delle masse sono regolabili e magari le avvicinate. Cosa succede se fate partire la fibra dallo stesso angolo teta 0? Cosa succede secondo voi? Il periodo è la radice quadrata, parità di k, non state cambiando la fibra, state cambiando questo. È il momento di inerzia, no? È il momento di inerzia. L'asse di rotazione qual è? È questa l'asse di rotazione. Asse di rotazione. Visto dall'alto, questo è l'asse di rotazione, facciamo così, questo è l'asse di rotazione, questa è l'asse di rotazione, avete avvicinato le masse, quindi il momento di inerzia è cambiato, è più piccolo, no? Quando avvicinate le masse è più piccolo. Quindi quando caricate la fibra, cioè caricate nel senso che la attorcigliate ad un certo angolo e lasciate la presa, cosa vedrete rispetto a quando le masse erano lontani agli estremi del bastone? Coraggio! Se fa il primo faceva gna, 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 gna. Cosa fa il secondo? Fa gna, 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 gna.
È più facile per la fibra far accelerare il bastone con le masse quando le masse sono vicine all'asse. Quando le masse sono lontane dall'asse, è più difficile per quella fibra farla accelerare, angolarmente si intende. D'accordo? E allora, se voi avete... vediamo dov'è l'altro quaderno, più o meno hanno masse simili. Sì, abbastanza simili. Io, come tutti i maschi, a una certa età, e anche la vostra, ho notato, hanno problemi di maniglie dell'amore, no? Allora, Ciccia che qua c'è ai fianchi. Allora, io voglio far lavorare questi muscoli facendo torsioni. Prendo due masse. Prendo due masse. Ah, che facile far torsioni. È molto più difficile far torsioni. Quale configurazione? I miei muscoli dei fianchi lavorano di più. Così o così? Sono le stesse masse, solo che qua sono lontane dall'asse di rotazione, qua sono vicine all'asse di rotazione. È più facile far accelerare angolarmente così che così. Fatelo, potete anche farlo stando in piedi e far così. È molto facile far così, è già più impegnativo far così, semplicemente con i vostri pugni. Allora, dove devo piazzare le masse? Shh, attenzione! Domanda! Classica domanda d'orale da scritto. Domanda! Questo è il bastone L. Shh. Questo è il bastone L, di lunghezza L si intende, Questo è il bastone di lunghezza D, chiamiamola D. Tutto questo è D. Quindi, per il momento, le masse sono a distanza di mezzi dall'asse. Dove dovete piazzare le masse affinché il periodo di oscillazione di tipo angolare venga raddoppiato o dimezzato, perché io sto diminuendo il momento di inerzia. Dove devo piazzare per dimezzare il periodo di oscillazione? Di qua vicino. Più vicino, ma dove? Di qua. Fate il calcolo, no? Non vi chiedo la risposta così, perché avete questo terribile vizio che viene dalle scuole medie, dalle elementari? Prendete un foglio di carta e scrivete. All'orale credete che io voglia una risposta così? Io voglio che uno faccia il conto. Fatelo. Venite a lezione col vostro quaderno, ma anche con un foglio volante, dove potete fare dei conti sul momento, senza imbrattare il quaderno dove state cercando di prendere punti belli. Ditemelo. Qual è il rapporto dei periodi? Il rapporto dei periodi è... il periodo cos'è? Il periodo è 2π greco fratto omega 0. Quindi è evidente che questo è il rapporto inverso delle omega 0, non vi pare? Cos'è omega 0? La radice di I, cos'è? K diviso I. Perché sto scrivendo il piccolo... Questo è la K2, la I2, questo è radice di K1 diviso I1. Sto facendo l'esercizio in cui la fibra è la stessa, state voi solo cambiando il momento di inerzia. Quindi qua la K2 è uguale alla K1, quindi questo si riduce a essere la radice quadrata di I1 fratto I2. Adesso si tratta di capire cos'è la I1 e la I2, no? La I1 cos'è? Cos'è la I per questo sistema? Avete due masse, quindi avete due contributi. Due contributi. Di che tipo? Il momento di inerzia di questo rispetto all'asse è la sua massa per la distanza dall'asse, ok? Quindi è la massa per di mezzi
al quadrato, cioè questo la chiamiamo I1, cioè quando la configurazione 1 è questo e la configurazione 2 è quando le masse non sono agli estremi ma sono da qualche altra parte, va bene? Chiamate questo D e se volete, lo so, chiamate questo X o qualcosa del genere. Quindi questo quant'è? Avete 2, d'accordo, ma avete un mezzo al quadrato, quindi questo è un mezzo md quadro, ok? Anzi, prima anche di usare questo, ragioniamo in astratto, supponete che qua non sia così facile calcolare il momento inerzia, potrebbe essere... lasciamo perdere questo passaggio, facciamo la fine, potete ragionare qua. La domanda è come deve essere il momento di inerzia nella configurazione 2 affinché il periodo della 2 sia esattamente uguale a metà di quello di prima. Siccome il rapporto dei periodi è dato da questa formula qua, il rapporto dei periodi è questo qui. Questo è giusto? No, mi sembra sbagliato questo. Perché dovrebbe essere inverso, no? Questo è il t è uguale a omega 0 fratto, quindi questo era 1. E questo, qua l'ho scritto giusto, ma qua l'ho scritto male. Questo è la 1 e la 2, ok? Qua era scritto giusto, qua era scritto male, d'accordo? Siamo d'accordo finora? Volete che questo sia un mezzo? Volete che questo rapporto sia... ok? Questa è la richiesta. Cosa dovete fare nella configurazione 2 affinché il periodo 2 sia metà di quello del periodo 1? Quindi questa è la vostra equazione. Cosa vi serve? Vi serve che I1 fratto I2 al quadrato sia uguale a un mezzo? Eh? D'accordo? Questa è la relazione. No, qua continua a sbagliare. Sì, no, è giusto, I1 va sopra. Sì. Questa è la richiesta. Siamo d'accordo o no? Coraggio, allora adesso abbiamo la nostra relazione, o questa e questa, cancello questo perché voglio scrivere qua. Cioè il rapporto dei momenti di inerzia al quadrato adesso è uguale a 4, questa è l'idea. Quindi il momento di inerzia di 1 è questo, il momento di inerzia della 2 deve essere cosa? Vediamo un attimo, sì, facciamo così, va. Come posso impostare questo in maniera semplice? Usiamo la formula, dai. Questo qui cos'è? L'abbiamo appena scritto, è un mezzo md quadro. Questo cosa sarà? Il bastone era così, avete una massa qua, una massa qua, è la stessa formula, no? Chiamiamo x la distanza incognita. Dove deve essere x? Visto che siete distratti, cosa faccio? Continuo o lo lascio? Perché è evidente che è una puttanata. Mancano 3 minuti. La faccio o ve la lascio? Questo è il momento di inerzia iniziale. Che aspetto ha la formula qua sotto? Ha lo stesso aspetto, ma invece di D c'ha X, non vi pare? No? Perché questo è il momento di... questa è la distanza a cui devo metterlo. Cioè, anzi, facciamo così. Questa è la distanza X, perché se D era la distanza... D è la distanza tra una massa e l'altra. Allora, questo x non è la distanza dall'asse, ma la distanza tra una massa e l'altra. Vedete, stare attenti, stavo per commettere un piccolo errore, non vi pare? D è la distanza tra una massa e l'altra, quindi questa è la distanza tra una massa e l'altra. D'accordo? Poi dividete per 2 per sapere qual è la distanza dall'asse. Siamo d'accordo? Quindi evidente che le masse sono le stesse, quindi avete che è D fratto x, perché va via la radice quadrata, e volete che questo sia così. Quindi x deve essere uguale a d mezzi. Ok?
questo è d fratto x, d fratto x è uguale a un mezzo, quindi x è uguale a 2d, scusami, com'è possibile? Ho fatto un errore? Dov'è l'errore? I 2 su u. Cioè voi contestate questo? Sì. Ah, ho capito! Aspetta un attimo, non so via, capito? Un attimo. Sì, 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 questo è 1 e questo deve essere 1. Sì, 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 d'accordo. Questo è corretto, qua avevo sbagliato. Questo era sbagliato, corretto questo, devo anche correggere questo. Quindi questo è con la 1, quindi questo è la 1, la 1, questo è la 2, la 2, quindi questo diventa la I2, questo diventa la I1, voglio che sia a metà, quindi questo sarà X, questo è D, questo è X, questo è D, e quindi viene fuori che X è uguale a di mezzi. Hola. E quindi dov'è la posizione a cui devo metterle? Devo metterle non qui, ma qui, d'accordo? Scusate l'errore qui, ma poi alla fine non mi sono accorto e continuato. Mi sono accorto del risultato veniva a sbagliare, è impossibile, no? Che x era 2d. Ci vediamo alle 2.